Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ancora buone feste. Dopo il video della mappa di ieri sono qui oggi per presentarvi questa stazione di carico della Fliegel che è uscita ancora prima di Natale, però appunto non posso farvi tre video al giorno e il giorno di Natale sono rimasto fermo, quindi oggi era il primo giorno libero per presentarvi questa mod molto molto carina. Era dal 13 che la vedevo in WIP, avevo visto un po' di foto, un po' di cose in giro, però appunto non era mai stata rilasciata, è sempre stata, diciamo, una mod lasciata un po' così per aria e è stata rilasciata finalmente. Non vedevo l'ora perché è una mod veramente molto interessante, carina, è una buona idea, è veramente un buon strumento anche per chi gioca in multiplayer, è molto 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 utile. Anche comunque il modello è carino, ha sì, funzioni abbastanza semplici però ben fatte, la mod è completa come animazioni e tutto, dettagli del modello, ho guardato appunto un po' in internet anche perché ho il Deplian della Fliegel qua a casa, ho guardato un po' tutto quanto, specifiche, è molto molto fedele. Allora, è stata rilasciata sul forum di Maru, la mod è di Farmer Andy, adesso sì, comunque il modello è suo, come script appunto c'è la mano di Maru e tutta la loro crew del forum. La trovate nella categoria mod, nella sezione raccogli grano, eccola qui, vedete Overload Station. Ha la capacità appunto di caricare più cose, più materiali, compresi l'insilato, la paglia, il cippato, il compost, il letame, vedete appunto, vedete tutte le icone qui. Capacità di 50.000 litri, praticamente appunto scaricate, sì, la capacità nel senso della vasca appunto di raccoglimento. È ok, come appunto pesantezza grafica non ha nulla, è molto molto leggera, è tranquilla, non ha grosse pretese per quanto appunto riguarda la grafica. Ok, adesso la agganciamo subito. Appunto questa qui adesso in questo momento è in posizione di trasporto, come potete vedere. Si aggancia a timone basso, al gancio di timone basso questo qui, monoasse, completa appunto le lampeggianti, eccoli qua, ma ce n'è uno solo, fanaleria è a posto, eccolo qui, dietro avete anche un gancio traino supplementare se avete bisogno di agganciare appunto qualcosa. In questo, appunto, in questa posizione qui abbiamo la possibilità, oltre che alzare e abbassare il timone tramite mouse, tasto sinistro, eccolo qua, alzate e abbassate, questo lo serve appunto per quando l'aprite, schiacciate il tasto X, fate dispiega Overload Station, lei si apre la vasca e il nastro trasportatore. A questo punto diventa utile il discorso del timone che si abbassa col mouse, vedete che riuscite a abbassarla quasi quasi a livello terra, poi appunto dipende l'attaccio del joint del sollevatore del trattore quanto basso è, comunque vedete che riuscite quasi ad arrivare a filo terra terra. E niente, per il resto ha qui nel posteriore un display a 7 segmenti che è lo stesso appunto che c'è nel biogas eccetera, che appunto vi dà la quantità che è presente nella vasca. Semplice. Appunto, vabbè, penso sia ovvio il funzionamento e appunto il motivo di questa macchina qui serve appunto per un discorso logistico di trasporto. Questa qui la si lascia in campo dove appunto i carri quando si trincia o quello che vi serve vengono qui, scaricano, viene caricato appunto sui camion o su altri appunto mezzi di trasporto stradali che economizzano il viaggio e appunto tutto quanto riguarda l'aspetto logistico del lavoro, ecco, quello diciamo è la sua funzione, ma penso che comunque abbiate capito senza che vi spieghi troppo. Allora, intanto piazziamo sotto il camion. Ok. Perfetto.
Oltre anche un'altra cosa che ve la mostro subito prima che mi dimentico, col tasto Y avete l'Activate Work Camera che vi dà la possibilità appunto di tenere d'occhio il terminale del nastro trasportatore, vedete che appunto c'è il carro, eccolo qui. Ok, andiamo a caricare un po' di trinciato così vi faccio vedere tutto quanto come funziona. Qua sono sulla mappa che vi ho presentato ieri, se non l'aveste già capito. Veramente, sono veramente contento se è uscita sta mod che l'aspettavo, è veramente bella, carina, bravi, bella idea. Forum di Maru spara sempre delle chicche mostruose. Ok, a questo punto fate la vostra bella manovra, andate in retro, andate pur sopra con le ruote sulla vasca qua, perché appunto il trigger di carico è parecchio indietro, eccolo qua. A questo punto scaricate, ok. Perfetto. Lascio qua un caro Johnny. E appunto non carica automaticamente, cioè nel senso quando lo scaricate lui non comincia il carico in automatico, dovete attivarlo voi tramite la presa di forza del trattore. Qua vedete che il display è salito a 34.999, che è la quantità che avevamo nel nostro carro. A questo punto salite, fate start overloading con il tasto O e tac, lei comincia a caricare. Vedete che la telecamera si vede il carro che si riempie, voi potete anche scendere perché appunto resta attiva. Qua c'è anche la cuffia del cardano che si muove, anche se la cuffia dovrebbe star ferma, comunque va bene. Animazioni di carico, qui ci sono le due coclee. Qua vediamo il nastro che si muove, eccolo qui. Carica anche abbastanza veloce. Qua. Qua sotto ci sono anche le catene che portano avanti, adesso quando si scaricherà del tutto vedrete. Qua. Non so se adesso guardiamo insieme, perché è una cosa che non ho fatto caso, non ho provato, vedere se appunto le due sponde sono, cioè nel senso se questa qua di destra si può tenere alta come questa e questa di sinistra si può abbassare. Adesso vediamo insieme se c'è qualche funzione, ma ho guardato un pochino, mi sembra di no, appunto che si fermi, che si apra così come la vedete, nel senso non si può girare. Adesso vediamo quando finisce di scaricare, che manca poco. Perfetto, quando finisce lei si ferma. E ok, vediamo se c'è qualche funzione, così vediamo insieme se scopriamo le novità, visto che di solito succedono i fail sulle presentazioni, e vediamo se succede qualcosa di positivo stavolta, perché veramente questi ultimi giorni qua con i fail nelle presentazioni, ragazzi, non so, qualcuno ci ha messo il malocchio. Allora vediamo, tasti del mouse per ulteriori comandi non c'è niente, c'è solo quello del timone. Qua apertura e chiusura non c'è niente, vediamo. Non credo, no, non c'è un destro sinistro, adesso vediamo. Queste sono tutte le opzioni del John Deere, no, non credo ci sia la possibilità di piegarlo dall'altra parte. Adesso
Magari voi siete anche più bravi di me e scoprite che se c'è un modo, che sarei curioso comunque. No, beh, vi dico perché appunto vedo i pistoni anche di qua, vedo anche la spondina che presumo si possa aprire, ma non so, non trovo tasti, non vedo niente, quindi magari è una impressione mia. Comunque, se avete voglia dateci un'occhiata, mi fate sapere così. Così mi togliete anche una curiosità. Qua passiamo tutto. Boh, perfetto. Bene ragazzi, basta, io termino qui, non c'è altro da dire. Avete visto appunto la sua funzione è molto semplice ma funzionale, utile. Come vi ho detto, il multiplayer è molto, dà una man forte appunto per quando si trinciano anche campi di questa portata qua. Vedete che una roba del genere è veramente veramente utile, quindi buona idea, bravo Farmer Andy, bravo tutti, bravi tutti quanti. E basta, io ragazzi vi lascio, vi saluto, fatemi sapere se trovate qualche novità, che sarei appunto curioso, mi farebbe piacere, vi lascio il link in descrizione. E basta, vi ringrazio, vi saluto, vi auguro ancora buon proseguimento delle festività, ci vediamo prestissimo con i prossimi video. Ciao ciao!